Buongiorno a tutti, siamo all'Hotel dei Cavalieri con Enrico Beruschi. Ah sì, c'è anche Beruschi. Me l'hanno detto, l'hanno visto qui intorno. Dov'è che è? Ecco, me lo domandano perché. Ma ve lo ricordate? Ma io e Enrico poveretto. Ci conosciamo da tanti anni, vero? Ma poi sì, abbiamo fatto iniziative culturali di spettacolo assieme, poi ci siamo persi, ci siamo ritrovati al compleanno del grande Vito Molinari. È vero, un'occasione incredibile, che bello, 90 anni, 90 anni così, la storia della televisione veramente. Che è stato però arrivo. Trascurato, dimenticato dalla Rai e poi è nata una battuta che mamma Rai è una gran troia e il presidente di Mediaset però è un puttaniere. Non so se l'avevi fatta tu, Iachetti o io. No, io quelle cose. Ma neanche io, credo Iachetti. Non l'ha detto Iachetti. Ah, no. Ma Iachetti lavora a Mediaset. E lavora a media, ma sai, molti di quelli che lavorano lì hanno da fare gli spiritosi su certe cose. E no. Mi domandano come mai Beruschi sei stato ultimamente in Rai, come mai Beruschi, io ho già risposto al telespettatore, come mai Beruschi non è più in televisione? Io, qui se parla milanese, gli ho risposto, ma guarda che Beruschi fa teater, opera lirica, Guareschi, Promessi Sposi, Pirla, Tesse Ticchete, sei sempre in rincuglioria a vedere la televisione. Ma la televisione non è tutto nella vita, d'altra parte sono 27 anni che non mi chiamano, io lo dico così ridendo, ma l'altro giorno con delle giovani trentenni che si chiedevano chi è lui, andando a prendere la nipotina, le giovani mamme, sai, noi nonni andiamo a prendere le nipotine a scuola, alla piscina, perché ci sono le giovani mamme che ci sono sempre piaciute da tempo. E questa qui no, non sapeva che. Ed è tanto, sì, ogni tanto compaio dentro, passo dentro così, ma la televisione la fanno tutti in Italia, io sono uno dei pochi che non la fa. E fai teatro, Manzoni, qui si parla milanese, abbiamo un padano doc, Roberto Bernardelli. Siamo rimasti in pochi a essere padani. Pochi, no. Adesso non esageriamo, ce n'è ancora di padani. Poi ci sono dei sudisti che sono venuti a lavorare, ad abitare in Padania, sono diventati più padani dei padani delle volte, quindi voglio dire, siamo in tanti, più di quanto non sempre. Beruschi è un mito, voglio dire. Anche io non l'avevo riconosciuto quando era, perché voglio dire, in televisione, si vede di tutto e di più, che il vedino. Però io spero che torni in televisione a far televisione, perché c'è bisogno di gente come lui, gente che sa fare teatro, sa dire qualche cosa alla gente. Adesso abbiamo dei grandi tette culi, voglio dire, ci stanno bene anche quelli, però voglio dire, non dicono, non vanno oltre. Sarebbe interessante invece tornare a qualche cosa di più divertente e un po' più sostanza che non solo di apparenza, no? Ma poi si possono abbinare tutte e due le cose, no? Mi viene un mio aforisma che una brava attrice può avere un bel culo, certo. Ma non è vero che un bel culo sia una brava attrice. Enrico, queste cose che diceva Bernardelli, è sempre così. Queste cose che diceva Bernardelli, tu le hai anche cantate. Enrico è stato al Festival di Sanremo nel 79, sarà un fiore? Sarà un fiore, sì. Che ridere, il Festival di Sanremo. No, ma scusa, però io non sapevo dell'opera. Tu hai detto, fa dell'opera? Sì, opera. Ho fatto qualche regia, ma soprattutto ho un mio sistema, sì. Dove si spende poco, però la gente gradisce molto, che è il piano, pianoforte con un pianista, sì. 3-4 cantanti e il povero Beruschi che racconta la vicenda. Costa pochissimo, ma può avvicinare i giovani che non ne sanno quasi niente o, sentendo le arie migliori, risvegliare delle voglie nella gente o godere di cose che hai sentito. Questo è uno dei miei progetti che allora non so perché va mica... Beruschi, ti lancio una sfida. Dai! Un personaggio... Ok, Corel, vai! No, sì, una cosa... facciamo una cosa gratis. Io conosco un personaggio che molti telespettatori conoscono perché è assolutamente un personaggio fuori dalle righe, il generale Pappalardo, che voi non conoscete perché tentò di arrestare Mattarella, andò al Quirinale, l'attuale presidente si presentò come generale dei carabinieri in pensione per arrestarlo perché lo riteneva un abusivo, perché è eletto da un Parlamento abusivo. Va bene, ci sta. Però questo generale è anche compositore di opere.
La sua prima opera è stata interamente trasmessa da Rai 1 dall'aula delle udienze in Vaticano. Per bando, sull'attenti! Ma io te lo devo far conoscere questo personaggio, perché è assolutamente un personaggio, ripeto, generale dei carabinieri, resta, e fa il compositore di opere, e ne ha fatta più di una, oltre a scrivere dei libri. Poi ha anche un altro aspetto, quello magari un pochino più curioso, ha avuto degli incontri ravvicinati con persone che arrivavano da altri pianeti e ha scritto un libro su questo suo incontro ravvicinato. Devo dire anche molto divertente. Uomini e donne. Un uomo alto 2 metri. Vabbè, ma poi ce lo faremo raccontare da lui. Noi potremmo veramente fare un grande spettacolo invitando un altro che secondo me è un grandissimo artista, che è il sindaco Albertini. Che voi sapete, Albertini fa delle imitazioni incredibili. Di Paolo VI. Posso garantire, come vedere Paolo VI lì, o di altri personaggi noti. Io credo che una serata di questo genere sia una serata assolutamente che va oltre le righe. Noi non dobbiamo fare della Marcone, noi dobbiamo andare avanti, andare avanti e far capire alla gente che c'è sostanza, ci sono cose belle, divertenti, gradevoli. Ecco, ha fatto anche Manzoni. No, me l'organizzo io, perché io l'ho già organizzato una serata in questo genere. Sì. Certo. Con il generale Pappalardo e Albertini.